Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande. Ragazzi, sta facendo ma molto molto caldo e quindi in questi periodi ci vogliono cose fresche per rinfrescarci. E che c'è di meglio delle buone granite? Già ho postato delle granite sul mio canale al limone oppure alle mousse al caffè. Oggi andrò a fare una buonissima granita al caffè. Sto parlando di granita, una cosa bella fredda fredda. Allora, per fare questa buonissima granita ci vogliono, come già vedete in questo tegame ho inserito 400 g di acqua. Adesso ci andiamo a inserire 180 g di zucchero semolato. Ci diamo una giratina e poi andiamo ad accendere il fuoco. Inizialmente lo mettiamo a fiamma alta. Una volta che vediamo che il tutto sta bollendo, abbassiamo la fiamma e facciamo ancora bollire per altri 6-7 minuti, finché il tutto non è diventato uno sciroppo. Come vedete, sta bollendo. Adesso abbassiamo, come ho detto prima, la fiamma e facciamo ancora bollire per altri 6-7 minuti, finché il tutto non è diventato un buonissimo sciroppo. Una volta che abbiamo ottenuto lo sciroppo, guardate raga, adesso spegniamo il fuoco, togliamo dal fuoco il nostro tegame e ci spostiamo a un'altra piastra. Allora, una volta che ci siamo spostati, adesso ci diamo un'altra giratina e ci andiamo a inserire 300 g di caffè ristretto, senza zuccherare, perché ovviamente abbiamo già inserito nell'acqua il nostro zucchero. Adesso ci diamo una giratina, facciamo intiepidire il tutto perché ovviamente lo sciroppo è bello caldo, lo inseriamo in una coppettina e poi lo mettiamo in congelatura. Quindi, una volta intiepidito, lo inseriamo nel congelatore, come vedete. Adesso chiudiamo e lo facciamo stare per 6-7 ore. Fate come me, io lo faccio a mattina, prima mattina e pomeriggio se mi va una cosa fresca, una granita, è già pronta. Una volta che abbiamo aspettato che la nostra granita si compattasse del tutto, adesso andiamo a fare a quadretti la nostra granita, ok? Una volta che abbiamo fatto a quadratini la nostra granita, adesso come state vedendo la sto mettendo in un mixer. Adesso andiamo a frullare il tutto. Una volta frullata la nostra granita, guardate raga che bontà, guardate. Buonissima. Fatela che non ve ne pentirete, eh. Fresca, fresca. Guardate un po'. La nostra granita al caffè è pronta. Spero tanto che anche questa piacevole e fresca ricetta vi sia piaciuta. Detto questo, mi raccomando, come sempre, spolliciamo alla grande. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!